E adesso commentiamo l'attualità. Ieri cabina di regia, le nuove misure, è stato approvato il decreto per le festività per frenare la variante Omicron. Ne parliamo con Roberto Arditi, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto. Eccoci qua Barbara, buongiorno. Eccoci qui. Allora, siamo tornati alle mascherine anche all'aperto e adesso se andiamo al cinema FFP2, Super Green Pass anche per il caffè al banco, al bar. La variante Omicron sta facendo paura o no? Ma io direi che la sensazione, almeno mia, è di una certa amarezza di fronte ai provvedimenti che io per primo giudico necessari. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per evitare che si ripresenti negli ospedali italiani la situazione di un anno fa. Però diciamo che nei mesi scorsi avevamo immaginato un Natale quasi normale e a poche ore dalla giornata del Natale scopriamo che invece siamo lontani dalla fine del tunnel, perché se è vero che i vaccini hanno fatto egregiamente il loro lavoro, e questo va detto perché chiunque ne mette in discussione l'efficacia commette un errore gravissimo, è però altrettanto vero che le nuove varianti, la quota di persone non vaccinate, la possibilità di contagio che riguarda anche le persone vaccinate, insomma tutto questo ha prodotto una serie di misure, penso alla cancellazione di ogni evento della sera del 31, penso agli eventi all'aperto, ma penso anche banalmente alla necessità di usare il Super Green Pass semplicemente per andare al bancone del bar. Tutto questo è necessario, sono il primo a dirlo, ci lascia l'amaro in bocca perché per un certo tempo, e devo dire anche per voci autorevoli, c'era stato in qualche modo detto che le cose sarebbero andate diversamente. Aggiungo anche che stiamo facendo anche una certa marcia indietro sulla durata del Green Pass, che si sta accorciando, sulla necessità della terza, e a questo punto tanto varrebbe dirlo anche della quarta dose del vaccino in tempi molto più rapidi di quello che sembrava essere necessario. Insomma, uno scenario probabilmente inevitabile, ma non per questo piacevole. Evidentemente. Secondo te, Roberto, c'è il rischio che queste misure portino a un acuirsi delle manifestazioni che già abbiamo visto in queste settimane? Ma io credo più no che sì, in verità, perché alla fine, nel complesso, gli italiani, complice anche il fatto che fare le manifestazioni a fine dicembre è diverso che farle a settembre, non fosse altro che per la temperatura, ma io credo che la consapevolezza della complessità della questione che abbiamo davanti si è fatta strada anche in buona parte degli scettici o dei critici, quindi io non temo tanto quello quanto temo gli effetti di sfiducia. Per esempio, una cosa che si sta verificando è che in molte classi scolastiche, come anche RTL ha raccontato tante volte, c'è un ritorno a magari a macchia di leopardo alla didattica a distanza, tutti strumenti forse inevitabili ma che appunto riportano abbastanza indietro la lancetta dell'orologio, quello che non avremmo voluto vedere, ecco. Roberto, tra l'altro, tra le misure varate ieri c'è anche la riduzione della validità del Green Pass da 9 a 6 mesi, riduzione che però sarà valida a partire da febbraio. Questo perché probabilmente a gennaio ci saremmo ritrovati con tanti lavoratori senza Green Pass. È stato scelto per questo motivo? Non c'è alcun dubbio, perché il numero delle terze dosi da qui alla fine del mese di gennaio deve tentare di coprire tutti quelli che altrimenti sarebbero rimasti scoperti. Ed è questo, noi abbiamo per esempio al Green Pass nella prima versione, con la sua durata prima addirittura di 12 poi di 9 mesi, abbiamo dato una fiducia che poi si è schiantata contro la realtà, e oggi il solo passaggio del Green Pass a 6 mesi certifica, secondo me in modo inequivocabile, che dopo questa terza dose che facciamo tutti tra dicembre, gennaio e febbraio, nell'estate del prossimo anno ci toccherà la quarta, perché altrimenti non si spiega per quale motivo sì. Il Green Pass che rinnoviamo adesso resterà in vigore solo per 6 mesi. Qualcosa che nessuno, Roberto, ha ancora avuto il coraggio di dire, ma che insomma è plausibile, potremmo aspettarci nelle prossime settimane. Intanto pensiamo alla terza. Roberto, buon Natale anche a te, buone feste, noi ci risentiamo venerdì prossimo, intanto buon weekend di Natale. Con grande piacere, un saluto a tutti.